cinici, determinati, spietati in zona gol e soprattutto di nuovo primi in classifica. Sarà una tale in vetta al girone H di Serie D quello che trascorreranno i tesserati del Bitonto. Vittoria per 2-0 nello scontro diretto ad alta quota giocato al Città degli Ulivi contro il Francavilla Insieme. Terza vittoria consecutiva in campionato e aggancio perfezionato ai danni dei lucani. In testa la graduatoria quota 37 punti, 3 in più del Cerignola, che però ha due partite da recuperare. Perdono nettamente terreno invece Casertana, Nocerino e Lavello, tutte sconfitte nell'ultimo atto agonistico del 2021. Senza gli squalificati Pette Lattanzio con Biasone, Canute fermi in infermeria, De Luca schiera Turitto come laterale di difesa a destra, Piarulli e Mariani con Manzo in mezzo al campo, Danna, Santoro e Taurino nell'assortimento offensivo. 5 juniores dal primo minuto per gli ospiti, attacco guidato da Croce e Nolè. Primo quarto di gara senza particolari sussulti. Il Bitonto si fa notare a metà frazione con Santoro che verifica in due circostanze i riflessi di Prisco. Lievita l'emergenza immediata tra i padroni di casa prima della mezz'ora quando si fa male Manzo. De Luca mostra coraggio e inserisce una punta in più il neo entrato Iadaresta. Un minuto prima del riposo i neroverdi mettono la freccia. Taurino disegna il traversone per uno tra Santoro e Danna. Di Ronza anticipa entrambi e insacca nella porta sbagliata, il più clamoroso degli autogol. Bitonto avanti così all'intervallo anche con un pizzico di fortuna. Ripresa, gli uomini del presidente Francesco Rossiello non si accontentano inizialmente del vantaggio e partono con il chiaro intento di ipotecare ulteriormente il successo. Iadaresta verticalizza per Santoro, che però non incide con la soluzione incrociata. La gara in seguito è molto tattica, a tratti anche noiosa. Neanche i 5 innesti di Nicola Ragno rendono più pericolosi gli ospiti, che non riescono ad impensierire più di tanto Martellone. Il Bitonto conserva così il vantaggio e quando ha l'occasione di colpire nuovamente non se la fa sfuggire. Iadaresta ha l'idea giusta per Danna, che serve l'assist per un Santoro che non fa sconti a Prisco. Non ho centro personale in questo campionato per il bomber dei neroverdi e soprattutto 2-0, punteggio che resta poi in ghiaccio sino al triplice fischio. Vince il Bitonto che con l'undicesimo acuto in questo campionato in 18 partite raggiunge proprio il Francavilla in vetta alla classifica con 37 punti all'attivo. Ora spazio alla sosta natalizia. Alla ripresa in occasione dell'ultimo turno del girone andata la squadra di De Luca aprirà il 2022 domenica 9 gennaio sfidando in trasferta la Nocerina. Abbinamento casalingo invece per gli uomini di Ragno. Al Fittipaldi arriverà la Marigliese.